Ebbene sì, ragazzi e ragazze, siamo tornate. Angela e Carla Homemade con una nuova ricetta. Oggi facciamo i gingerbread men, che sarebbero i biscottini, pan di zenzero. Cominciamo. Per prima cosa, tagliamo 170 g di burro a temperatura ambiente dentro una ciotola capiente. Aggiungete al burro fatto a pezzettini 160 g di zucchero di canna. Fate incorporare bene lo zucchero al burro e basta semplicemente appunto o utilizzare delle fruste elettriche. Io in questo caso il burro è ancora un po' troppo freddo, anche se l'ho lasciato fuori, fuori dal frigo intendo, perché purtroppo qua fa freddo e quindi non si è ammorbidito abbastanza, quindi mi aiuto con le mani, come potete vedere, e poi riprendo appunto le fruste. Quando siete riusciti a fare incorporare bene lo zucchero e il burro, aggiungete 180 ml di melassa. Se non ce l'avete, potete utilizzare anche il miele. Se state utilizzando lo zenzero fresco, come sto facendo io in questo caso, sbucciatene un pezzo e grattugiatelo all'interno dell'impasto. Se invece state utilizzando la spezia, quindi quello in polvere, potete aspettare, il passaggio successivo. Aggiungiamo un uovo, la vaniglia e riprendiamo a mescolare. A questo punto aggiungiamo 360 g di farina. Le spezie che di solito sono cannella, noce moscata e appunto lo zenzero se non l'avete già messo prima. Una bustina o un cucchiaino di lievito per dolci e un pizzico di sale. Riprendiamo a mescolare, in questo caso ho rimesso le fruste quelle normali, se ci fate caso. Quando ottenete un impasto morbido, compatto, omogeneo, allora è pronto praticamente. Quindi infarinate il piano di lavoro e trasferite il tutto. A questo punto dividetelo in due e adesso vedrete, io lo avvolgo nella pellicola e lo appiattisco un attimo prima di metterlo in frigo, perché poi in frigo si indurisce, quindi se lo lasciate tutto insieme per poi appiattirlo il giorno dopo, perché deve stare tutta la notte o anche dopo qualche ora, farete più fatica. Nel frattempo vi ricordo di mettere mi piace se ancora non l'avete fatto, premere sulla campanellina e iscrivervi al canale per rimanere sempre con noi con tutte le ricette che facciamo. Ecco il risultato la mattina dopo.
Hello, Ramona. I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know. Hello, Ramona. I push back the serious feeling. The end's unknown. To get back the life I used to know. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. Stanno un pochettino morbidini all'inizio, li dovete mettere su una griglia. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Come avete visto, potete semplicemente mettere dello zucchero a velo sopra, oppure, che è il motivo per cui tanta gente ama appunto i gingerbread men, è perché non è soltanto un dolce, ma è anche un'opportunità per fare qualcosa insieme ai vostri figli, un'attività appunto creativa, divertente. E quindi per decorarli vi servirà qui in Inghilterra lo chiamano Royal Icing Sugar, che sarebbe appunto... questo zucchero, questa pasta di zucchero morbida che vi aiuterà appunto a decorare i vostri biscottini, e si prepara molto velocemente con praticamente due ingredienti, che sarebbe lo zucchero a velo e un bianco d'uovo. Io ho utilizzato 200 g di zucchero a velo, un bianco d'uovo e poi un pochettino d'acqua proprio sul fondo di una tazzina di caffè. Con dell'acqua l'aggiungete, praticamente vi regolate in base a quanto sia denso. Se è troppo denso aggiungete un po' d'acqua, se è troppo liquido aggiungete un po' di zucchero, però appunto deve essere morbido abbastanza per poterlo utilizzare voi dentro una sac à poche, o come sto facendo io, come faccio io a un certo punto, adesso lo vedrete, con semplicemente uno stecco di legno. Poi se avete voglia anche di sbizzarrirvi con colori diversi, comprate dei coloranti per alimenti e createvi appunto i vostri diversi colori. Io a casa avevo soltanto il viola e quindi vi faccio vedere appunto come faccio con questo colore, però appunto a Natale è anche bello sbizzarrirsi con i colori come il verde, il rosso. Se lo fate, per favore, fatemi vedere su Instagram, quindi taggateci Angela Carla Homemade. Ragazzi e ragazzi, questa ricetta finisce qua, io vi lascio con questo momento mio di artistico, decorativo dei biscotti. Ovviamente come vedete non sono brava, ma mi diverte, e ovviamente se avete figli questa è la cosa più appunto divertente da fare secondo me durante il periodo di Natale. Qua in Inghilterra è tradizione, si fa tantissimo, portiamola anche in Italia perché secondo me è molto appunto carina. È anche facilissima da fare, comunque non è assolutamente neanche costosa. Come avete visto sono tutti ingredienti che più o meno tutti abbiamo a casa. E quindi sì, se avete domande ovviamente scrivetele giù sotto nei commenti. Noi siamo ufficialmente tornate e quindi da ora in poi avrete una ricetta ogni domenica. Quindi ci vediamo domenica prossima. Ciao a tutti e buone feste!